Lori del Santo è stata ospite a Verissimo, dove ha lanciato dei dardi velenosi contro Jane e Benedetta, definendo le due strateghe. Nuovo spazio dedicato alle notizie sul Grande Fratello VIP, il reality show condotto da Ilary Blasi ed Alfonso Signorini ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Lori del Santo, l'ultima eliminata dalla casa di Cinecittà. Proprio quest'ultima ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo, dove ha si è levata qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Jane Alexander e Benedetta Mazza, questa settimana al televoto con Stefano Sala per contendersi un posto nella finale di lunedì. GF VIP, Lori attacca Jane Alexander. Lori del Santo è sicuramente stata una delle protagoniste indiscusse di questa terza edizione del Grande Fratello VIP, che chiuderà i battenti lunedì 10 dicembre con l'attesissima finale. Oggi, la showgirl è stata ospite della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin per parlare del suo percorso all'interno della casa di Cinecittà. Nel dettaglio, Lori si è commossa ricordando suo figlio, prematuramente scomparso qualche mese a Miami. Successivamente, ha sparato a zero contro due ex compagne di avventura. A tal proposito, ha rivelato che c'era un gruppo di 8 persone, dove Jane Alexander tirava le fila. Inoltre ha detto che l'attrice italo-inglese ha tentato di entrare nelle grazie di Francesco Monte, pur di far parte del suo gruppo, nonostante l'avesse attaccata duramente. Infine la del Santo ha sentenziato che Jane avrebbe fatto tattiche pur di rimanere nella casa. News Grande Fratello VIP, la del Santo su Benedetta, è una pedina. Durante l'intervista a Verissimo, Lori del Santo non ha risparmiato critiche nemmeno a Benedetta Mazza, che l'ha battuta al televoto lunedì scorso. Un risultato che aveva fatto molto discutere i telespettatori del GF VIP, che volevano Lori in finale. Oggi nel salotto di Silvia Toffanin, Lori è tornata sull'argomento, tanto da dichiarare che Benedetta non doveva far altro che lavarsi e pettinarsi per arrivare in finale in quanto una pedina in mano del gruppo di Francesco Monte. Successivamente ha parlato della sua amicizia con Ivan Cattaneo, una delle persone più vere e sincere che ci sono state all'interno del GF VIP. A tal proposito, ha dichiarato che anche Ivan era a conoscenza del gruppo, tanto da averne pagato le conseguenze. Non ci resta che attendere le prossime ore per vedere se Jane Alexander o Benedetta Mazza risponderanno alle dichiarazioni di Lori.